Il primo anno fortunatamente non abbiamo evidenziato della sismicità legata all'impianto, la magnitudo minima che si riesce a registrare è di -0,68 all'interno dell'area A, che è l'area nella quale si suppone che potrebbe dare effetti l'impianto di stoccaggio. La magnitudo massima registrata nel 2002 è stata magnitudo 1. Ovviamente a noi serve di vedere anche com'è la sismicità naturale che è comunque presente nei dintorni, questa è una zona piuttosto sismica, e quindi sostanzialmente non si notano delle differenze. Il colore degli epicentri ci dice che sono al di sotto dei 10 km di profondità, se fossero indotti dovrebbero essere molto più superficiali, perché questo serbatoio è a meno di 2 km di profondità. E questo è in funzione del tempo, la sismicità è distribuita in maniera abbastanza casuale. Noi consideriamo come soglia di percezione 1,5, molti colleghi dicono ma tanto se è minore di 2 la gente non lo sente se è un terremoto naturale, se è un terremoto indotto, un terremoto in magnitudo 2 lo senti bene e come. Quindi diciamo, mettendo una soglia più bassa di quella standard, comunque effettivamente come abbiamo verificato la popolazione non ha percepito nessuna di queste scosse che, ripeto, per il primo anno non hanno a che fare con i cicli di iniezione e reiniezione. Il monitoraggio continua e soprattutto i dati sono totalmente pubblici, cioè la condizione che noi abbiamo posto per occuparci di questa rete è che però il pubblico deve avere totale accesso ai dati. Quindi a meno di un delay che ci serve per scaricare i dati, metterli su una macchina, eccetera, eccetera, ci sono anche le forme che uno deve capire cosa va a vedere, perché sono un sismologo o uno che comunque se ne intende, da quella banca dati che si chiama OASIS si scarica la registrazione in continuo di tutto quello che noi registriamo. Mentre su quest'altro sito, con l'altro CRS in OGS, mettiamo invece tutti i grafici, i rapporti, le localizzazioni, la documentazione che ogni 6 mesi viene mandata al Ministero, eccetera, eccetera. E quindi facciamo un po' gli americani in questo senso, li mettiamo tutti quanti pubblici e le persone possono andare a vedere cos'è successo. E veniamo adesso alla Miata. Allora, cosa che mi preme dire è che la Miata è una zona che è comunque sismica e quindi il fatto che comunque i militari devono fare un'enorme opera di manutenzione di questo paese per proteggersi dal rischio idrogeologico e dal rischio sismico e quant'altro dovrebbe essere nella mente di tutti. Oggi era una conferenza nella quale sono stati illustrati, dopo i terremoti dell'Aquila e dell'Emilia, dalla protezione civile i conti aggiornati dei costi, attualizzandoli in moneta attuale. Dal terremoto del Belice del 1968, terremoto dell'Emilia, in Italia ci sono andati 180 miliardi di euro. Di soldi che ci ha messo lo Stato, oltre ai danni ulteriori per i quali non erano previste riparazioni o quant'altro, quindi solo di opere materiali che sono state rimesse in piedi, infrastrutture, case e tutto il resto. 180 miliardi di euro. Capite bene che se lo traducete in termini di PIL e quant'altro, io mi meraviglio che non ci sia un economista che alza un dito e dice scusate, ma come fa l'Italia a uscire dalla crisi se ha dovuto spendere negli ultimi 3 anni 30 e passa miliardi di euro per l'Aquila e per l'Emilia? Cioè, possiamo stare a discutere dei 7 miliardi dell'IMU, ma 2 terremoti contano 4 volte tanto. Quindi o noi iniziamo, ma dal prima possibile, a investire in opere di prevenzione, o se no il costo di questi eventi diventerà insostenibile. Io quando dico questa cosa la gente mi guarda malissimo, però scusate, dal punto di vista dei sismologi, i terremoti che abbiamo avuto in Italia negli ultimi 30 anni sono terremoti tutto sommato piccoli, perché noi possiamo aspettarci in Italia terremoti di magnitudo 7 in grado di coinvolgere oltre 1 milione di cittadini. Sono successi in passato, possono succedere in futuro, non c'è nessun motivo per cui domani decidano di non venire. E il problema grave è che noi abbiamo un paese che è 20-30 volte più popolato di quanto non lo fosse stato una volta. È un paese più fragile, è un paese più costoso, ci sono delle infrastrutture che in alcuni casi non sono state progettate in maniera antisismica, quindi l'impatto dei terremoti nei prossimi anni sarà sicuramente peggiore. Quindi dovremmo non solo preoccuparci dei terremoti indotti dall'uomo, ma secondo me dobbiamo preoccuparci anche non poco dei terremoti naturali, perché questa mappa del 1919 era relativa a dei comuni che erano molto più piccoli e con un numero di abitanti, probabilmente, forse nelle zone montane ci sarà stato un po' di spopolamento, però sicuramente l'urbanistica di questi centri era completamente diversa. Un errore colossale che noi abbiamo fatto in tutti questi anni è stato abbandonare oggi progetti
per andare nei fondovalle, perché era un lavoro colossale per un problema geologico molto semplice. Gli antichi, che non erano fessi, costruivano sulle rocce più solide. Come sta scritto sulla Bibbia, tu costruirai la tua casa sulla roccia, perché si danneggia meno a prescindere. Noi abbiamo riempito i fondovalle di capannoni e poi succede quello che è successo in Emilia. Non ce l'ha ordinato il dottore di andare a costruire lì, ma noi l'abbiamo fatto. Quindi, se non vogliamo riparare, qualche problemino ce l'avremo. E oltretutto, vedete, noi pensiamo di sapere tutto della storia sismica dell'Italia. Purtroppo non è vero. Perché? Vi sembrerà un paradosso. Noi conosciamo abbastanza bene la storia sismica dell'Italia grazie a un'opera monumentale, che è stata quella di Baratta, ma che è un'opera che ha oltre 100 anni, per cui il poveretto ha scritto un libro raccattando le informazioni che trovava in giro, e dopodiché c'è stato il più grosso investimento, è stato fatto all'epoca, negli anni 80, in cui si pensava di costruire le centrali nucleari. Noi, grazie a quelli che volevano costruire le centrali nucleari, sappiamo molto di più su terremoti che prima ci erano ignoti. Ma il problema è che abbiamo imparato in quegli anni una cosa gravissima, che siamo completamente privi di informazione e ci costerebbe molto andare a recuperare. Questi sono quattro paesi della zona, Arcidosso, Pia Castagnaio, Ardicofani, San Quirico. Vedete che con la sola eccezione di San Quirico noi non abbiamo la più pallida idea di cosa è successo prima del 1700 qui. Cioè, quelli sono terremoti registrati, qualcuno ha riempito una cronaca e ha detto oggi vi fu un grande terremoto. Ci sono fonti che parlano in maniera dubbiosa di qualche terremoto intorno al 1200, però ci sono anche tanti falsi. È un mestiere che costa molti soldi e sul quale lo Stato italiano investe zero. Sono andati in pensione 3 o 4 che facevano questo mestiere in tutta Italia, i sismologi storici che sono in grado di ficcarsi nell'archivio notarile e tornare fuori con le informazioni su una serie sismica, saranno rimaste 4-5 persone in tutta Italia. Purtroppo noi non abbiamo informazioni. Non avere informazioni non vuole dire che non ci sono stati terremoti, vuol dire semplicemente che per qualche motivo, ovviamente se vedete nella fase post-unitaria, dopo il 1860 ho più informazioni, nelle fasi precedenti ne molte di meno. E pensate, se vi può consolare, che l'Italia è stato un paese con delle brutte abitudini da sempre. Nel 1847 il famoso terremoto cosiddetto di Orciano Pisano era un terremoto che è rimasto inesplicabile per anni perché c'erano dei noni gradi sparsi per mezza Toscana e in mezzo delle zone che non si erano fatte nulla. E la gente si grattava la pena dicendo ma com'è possibile che succeda questa cosa? Poi saltano fuori dall'archivio di Stato di Firenze gli atti del processo a un signore che era stato pagato da un barone che era il proprietario di tutti questi casali sparsi per la Toscana e se li era fatti classificare come estremamente danneggiati. All'archivio di Stato di Firenze risultavano le pratiche con le quali i medici avevano pagato i danni e il sismologo diceva è la prova provata, questo gli hanno dovuto dare non so quanti soldi per ripagare i danni che non c'erano mai stati. Si è scoperto quindi che la sismicità storica è un campo minato perché siamo abituati a truffare lo Stato da molti secoli. Il problema è che qua noi non sappiamo che cosa è successo prima, quindi dire se adesso ci sono più terremoti o meno terremoti è un problema assolutamente mal posto. Perché alcuni di questi terremoti, per quanto ne sappiamo, possono avere tempi di ricorrenza dell'ordine di centinaia di anni e noi pretendiamo di capire qual è l'evoluzione della sismicità guardando gli ultimi 20. Il problema è che i terremoti si evolvono su scale delle decine di migliaia di anni, quindi è come se voi pretendeste, guardando che tempo c'è adesso fuori dalla finestra, da qui a domani, cercate di prevedere che tempo fa il giorno di Natale. Nessun meteorologo sano di mente ci proverebbe, però è quello che viene chiesto alla sismologia. Fare delle previsioni con meno di un centesimo dei dati che servono. La regola aurea è che di solito se sono successi guai nel passato, prima o poi succedono in futuro. Quindi se Radicofani si è arrivati all'ottavo grado, non è che è garantito che da domani non ci arriveremo più. Quello è il livello contro il quale ci dovremmo difendere. Nonostante questa sismicità storica, o meglio, proprio perché la sismicità storica c'è, ma non va tanto indietro nel tempo, è bassa la pericolosità di questa zona. E qua devo aprire una parentesi, perché è bene che ci capiamo su che cos'è la pericolosità sismica. La pericolosità sismica è quel numero convenzionale col quale l'ingegnere vi progetta casa. Voi dovete costruire una cosa a Arcidosso, l'ingegnere va su questa carta verde, tra 0, 125 e 0, 15. Il valore esatto adesso non so quanto sarà, mettiamo sarà 0, 13, e lui costruisce progettando per quel numero. Cosa vuol dire quel numero? Non è l'accelerazione del terremoto più forte che può venire. Vi dice semplicemente quanto è probabile che venga un terremoto. Facciamo un esempio molto semplice, l'assicurazione dell'auto. Quando assicurate l'auto, sopra ci trovate due numeri.
il premio e il massimale. Il premio è diverso. Ti chiedono quanti anni hai, se hai avuto incidenti, se la tua macchina la guida il figliolo che va a bere tutti i sabati sera, paghi di più perché è più alta la probabilità di fare un incidente. Se invece uno va ad assicurare una Panda ed è un pensionato di 70 anni che ci va giusto a fondo una volta al mese, lo fanno pagare di meno perché è meno probabile che sia coinvolto in un incidente. Il problema è che se il ragazzino sciagurato o l'anziano tranquillo fanno un frontale, le conseguenze sono gravi in entrambi i casi. Non vuole dire perché è meno probabile e quindi pagate meno di premio che il massimale più basso. Il massimale è uguale per tutti. C'è un minimo al di sotto del quale l'assicurazione non la fa. Perché chiunque di noi, per quanto poco improbabile, gli può capitare di causare un incidente mortale a qualcun altro. Può capitare. È più difficile che qualcuno lo faccia rispetto ad altri. La pericolosità sismica vuol dire questo. Non vuole dire quanto sarà forte il prossimo terremoto che viene. Dice solo che a Monte Amiata rispetto a Gemona del Friuli o a Messina è meno probabile che venga un forte terremoto. Non vuole dire che non verrà mai un forte terremoto, tant'è che nel 1919 un terremoto del 9 grado Mercalli è venuto. Abbiamo visto quel valore 0,12-0,15. Cosa è successo nel 2000? E qua mi scuso perché purtroppo il numero è un po' piccolo, ma fidatevi. Allora, innanzitutto, vedete, questa è la banca dati dell'NGV delle registrazioni accelerometriche, cioè quegli oggetti che non saturano mai e che servono per registrare i terremoti per quanto forti siano. In questa banca dati ci dicono che la profondità di questo evento è stimata in una maniera un po' strana, vedete, perché 1,6 più o meno 8 km. Più 8 vuol dire che praticamente sarebbe circa 3.000 metri sopra, no anzi, 4.000 metri sopra la Miata, e francamente è un po' poco probabile, potrebbe essere a 10 km di profondità, ma potrebbe essere anche a 200 metri di profondità. E che questo terremoto sia stato piuttosto superficiale ce ne accorgiamo da due cose. Uno, quanto variano le stime di magnitudo? Vedete che le stime variano da 3,9 a 4,5, perché se è un terremoto superficiale e voi lo registrate da vicino vedete molta ampiezza e dato un valore di magnitudo molto alta. Se lo registrate da lontano dite che la magnitudo è bassa. In ogni caso, ve l'ho detto prima, non è quello il problema è che l'accelerazione di quel terremoto a Biancastagnaio è stata 0,146, che vuol dire, tradotto in quella mappa di prima, 0,15. Cioè, per le case che si sono danneggiate nel terremoto dell'Amianta, nel 2000, probabilmente qualche danno lo avrebbero potuto avere anche se fossero state progettate le norme previste per questa zona. Perché l'accelerazione che c'è stata è stata di poco, ma al pelo superiore di quella con la quale l'ingegnere progetta la casa. Allora, questo è un problema di cui bisogna tenere conto. L'Italia non è tutta uguale. Esistono delle zone nelle quali tu dici, guarda, io ti posso dire un terremoto di magnitudo 3 che ti dà un'accelerazione di 0,15. Ma se tu sei obbligato a progettare casa tua per 0,3G, stai in mezzo alla Sila e questo devi fare, si suppone che anche se viene questo terremoto ti fa poco danno. Ma se tu stai a Bordolano, che non è classificata sismica, è zona 4, tu progetti in maniera non antisismica, o meglio, progetti con un livello di antisismicità che è molto inferiore a quello che ti potrebbe venire se ti viene un terremoto di questo tipo. Allora, quando si parla di sismicità indotta, bisognerebbe considerare dove si vanno a mettere le opere, perché in alcuni casi gli edifici non sono assolutamente adeguati a. Il grosso problema dell'Olanda è che l'unica zona che consideravano sismica era quella del Reno, al confine con la Francia, col Belgio, lì hanno un codice antisismico nella zona dove c'è la sismicità indotta, terremoti non erano mai venuti, quindi nessuno ha mai progettato case antisismiche in quella zona. Quindi è un problema di accelerazione del suolo ed è un problema di vulnerabilità degli edifici. Tant'è che il governo olandese, beati loro che hanno i soldi e certi amministratori, hanno detto facciamo una bella cosa. Anziché riparare i danni, voi adesso stimate quanto è il massimo che potete fare e gli mettete a posto le case prima. Così la gente non viene a chiedervi dopo il danno, ma sta in casa tranquilla perché voi l'avete riparata a spese vostre per un valore più alto rispetto a quello che... Quindi adesso stanno aspettando che facciano questo calcolo, poi il governo, proprio una cosa della settimana scorsa, ha detto bene, adesso voi le case le aggiustate prima, così le persone stanno in casa tranquille. Questa è un'altra...